Ciao a tutti, sono Amo gli italiani, benvenuti alle ultime notizie di oggi. Beatrice Luzzi lascia la casa di Grande Fratello per motivi personali. Con queste parole, la produzione del reality di Canale 5 ha annunciato l'uscita di scena dell'ex attrice di Vivere, amatissima più fuori che dentro il loft di Cinecittà. La motivazione è arrivata dai canali social della concorrente. Stanotte è venuto a mancare l'architetto Paolo Luzzi, papà di Beatrice, ha fatto sapere il suo staff, le nostre più sentite condoglianze vanno a Beatrice, Valentino, Elia, Alessandro e a tutti i familiari. Beatrice lascia la casa per affrontare il lutto insieme ai suoi cari. Poco prima di Natale, Beatrice Luzzi aveva lasciato la casa per alcuni giorni a causa di alcuni problemi di salute dell'anziano padre che aveva dovuto subire un delicato intervento chirurgico. Il mio babbo aveva bisogno di me, san dovuta andare a salutarlo perché rischiavamo di non poterci salutare. Per fortuna, è andato tutto bene. Lui mi ha spinto a venire qua. Anche la mia mamma, mia sorella. Stando tre notti da sola in albergo, mi sono resa conto di quanto mi siate mancati, di quanto siate importanti per me e di quanto questa esperienza sia grandiosa, aveva detto ai compagni d'avventura al suo ritorno. Nelle scorse ore l'attrice ha ricevuto la terribile notizia della scomparsa del padre. Dallo scorso settembre, Beatrice Luzzi non aveva avuto vita facile nella casa, soprattutto per via degli scontri con Giuseppe Garibaldi e Massimiliano Varese. Con il bidello calabrese era persino nata una simpatia nelle prime settimane di convivenza forzata. Con il secondo i rapporti sono sempre stati burrascosi al punto che l'attore e ballerino romano è stato più volte bacchettato e minacciato di squalifica per via dei comportamenti avuti nei confronti dell'ormai ex coinquilina. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.